Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nella mia cucina. Con le temperature in costante aumento, ho deciso quest'oggi di preparare un gelato fatto in casa senza gelatiera. Vi fornirò una ricetta semplice e facile da eseguire in pochi minuti. Dato il periodo, ho pensato di preparare il gelato alle fragole, buonissimo, ma soprattutto genuino, senza coloranti, conservanti e agenti chimici, dannosi per la salute. Seguendo i miei consigli, otterrete un gelato cremoso, ma soprattutto buonissimo. Ora mi metto subito all'opera. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao! Ecco gli ingredienti che utilizzerò per questa semplice ricetta. 400 g di fragole tagliate a pezzi, messe nel freezer per 2 ore circa. 400 ml di latte, messo a congelare nelle vaschettine per cubetti di ghiaccio. 125 g di zucchero a velo, succo di mezzo limone. 50 ml di panna per dolci, inserita nel freezer per 2 ore circa. Per realizzare il gelato alle fragole io utilizzerò il Bimby. Per chi non lo possiede può utilizzare in alternativa un robot da cucina o un frullatore. Inserisco nel boccale lo zucchero a velo, i cubetti di latte, la panna parzialmente congelata e le fragole con il succo di mezzo limone. Copri il boccale con il coperchio e frulla il tutto per 20-25 secondi fino a velocità 6. Il composto deve risultare ben amalgamato. Se non è sufficiente questo tempo, continuare per qualche altro secondo. Rimuovo il coperchio ed ecco pronto il gelato alle fragole, cremoso al punto giusto e soprattutto buonissimo. Ho decorato la coppa di gelato con una fragola tagliata a ventaglio e foglioline di menta. Il gelato alle fragole è pronto per essere degustato. Ottimo, non trovate? Provare per credere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!